Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TRMH 24. In apertura di questo telegiornale Il Lavoro, al sud il numero dei pensionati ha superato quello dei lavoratori e l'allarme lanciato dalla CGA di Mestre, Puglia tra le regioni peggiori. Vediamo. La denatalità, l'invecchiamento della popolazione e la cosiddetta fuga di cervelli presentano il conto al mezzogiorno, dove il numero dei pensionati ha superato quello dei lavoratori. E quanto emerge dai dati pubblicati nelle scorse ore dalla CGA di Mestre, secondo cui se a livello nazionale il rapporto è ancora di 1-1, nel sud il sorpasso è già avvenuto. La Puglia è tra le regioni a destare maggiore preoccupazione. Nella classifica nazionale occupa infatti il penultimo posto davanti solo alla Sicilia, con 1.267.000 occupati a fronte di 1.493.000 pensioni erogate, un saldo negativo quindi per la Puglia di 227.000 unità. Fa meglio la Basilicata, che pur restando in negativo ha un numero di pensionati superiore di 27.000 unità. I dati della CGA di Mestre portano quindi a galla la fragilità del sistema pensionistico attuale, ormai non più sostenibile dato il saldo negativo che, se il trend non dovesse cambiare, è destinato ad allargarsi anche a livello nazionale. Tra le prime azioni da adottare, sottolinea ancora l'Associazione Artigiani e piccole imprese, c'è il contrasto al lavoro nero che oggi conta oltre 3 milioni di lavoratori. Entro il 2027, si legge nello studio, ci sarà da sostituire quasi 3 milioni di addetti. Nei prossimi 5 anni, invece, quasi il 12% degli italiani lascerà definitivamente il posto di lavoro per aver raggiunto il limite di età. Con sempre meno giovani, si legge ancora nel rapporto, destinati a entrare nel mercato del lavoro, sostituire una buona parte di chi scivolerà verso la quiescenza, diventerà un grosso problema per tanti imprenditori. E adesso a Foggia, dove servono coperte per i senza tetto e i più poveri. La raccolta è promossa dalla parrocchia Sacro Cuore con i volontari del centro giovanile. Vediamo il servizio. Il freddo, il grande nemico in più per chi non ha nulla, arriverà presto e sarà dura per i senza tetto, i migranti e i poveri di Foggia, che non sono pochi. Per loro è stata attivata la raccolta Una coperta come il pane, promossa dalla parrocchia Sacro Cuore, avamposto di solidarietà nel disagiato quartiere Candelaro. Questa campagna nasce anche da una logica, che è quella che da soli non possiamo farcela, e quindi da un po' di tempo con l'associazione Emmaus, con la cooperativa Arcobaleno, ci siamo messi in rete, abbiamo fatto comunità con chi già lavora per il sociale, lo facciamo anche con le parrocchie. In questo periodo c'è necessità di coperte, c'è necessità di creare una relazione, e lo vedono i nostri operatori che vanno anche nelle campagne. Portate coperte, ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno i ragazzi, i giovani che ce lo chiedono, ne hanno bisogno i poveri della nostra città, non dimentichiamoceli. Poveri che vivono ovunque, in strada e nelle campagne. Li vediamo purtroppo ovunque, li vediamo vicino alla stazione, li vediamo per le strade, li vediamo, o tante volte non li vediamo perché nascosti in mezzo alle campagne. Hanno anche loro una vita, hanno anche loro una dignità, ed è bene poter aiutare per quello che possiamo fare. Sono quasi 200 i bisognosi che ogni giorno si recano alle mense dei poveri, altri sono nei dormitori, tanti sono nascosti, ed allora per loro una coperta vale davvero come un pezzo di pane. E ora la politica. Dopo PD e la giusta causa, anche il Movimento 5 Stelle si è riunito in vista delle amministrative a Bari, incontrando i suoi elettori. Nessun veto sui nomi, ha detto il coordinatore regionale Leonardo Donno, non chiudendo alla possibilità di una candidatura di Michele Laforgia. Ma noi non abbiamo, lo abbiamo anche detto nelle passate settimane, non abbiamo mai messo veti nei confronti di nessun nome che era in campo. Ad oggi, insomma, sembra essere l'unico nome che ha avanzato la sua candidatura. Vedremo dal tavolo, insomma, se ci sarà una condivisione anche su questa figura. Il Movimento 5 Stelle, dunque, non chiude alla candidatura di Michele Laforgia a sindaco di Bari. Senza porre alcun veto sui nomi, ribadisce la sua contrarietà alle primarie. Il Movimento ha riunito i propri iscritti a Bari per raccogliere idee e proposte di programma. Un incontro pubblico in cui si è fatto vedere, anche se defilato, l'assessore cittadino Pietro Petruzzelli, tra i papabili nomi del PD. Sono ore di fibrillazione e di interlocuzioni. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Civiche si incontrano
incontreranno nelle prossime ore per tentare di trovare la quadra. Un incontro a cui il movimento arriva compatto dopo aver raccolto gli umori della propria base elettorale. Prenderemo atto, come abbiamo preso atto, insomma, delle dichiarazioni, delle posizioni degli altri partiti e schieramenti, ma abbiamo rimandato al tavolo appunto qualsiasi decisione. Ci sarà un confronto ed una sintesi sui temi e poi cercheremo di individuare ovviamente la figura migliore che possa interpretare questo campo giusto, i temi e le priorità per i cittadini. E cambiamo argomento. La famiglia di Viviana De Lego, l'insegnante di 42 anni morta lo scorso 22 dicembre nell'ospedale Perrino di Brindisi dopo aver dato alla luce due gemelli, ha presentato attraverso il suo legale e formale opposizione alla richiesta di archiviazione della procura. Lo comunica all'ANSA Paolo D'Incecco, avvocato difensore della famiglia della donna. La procura brindisina ha chiesto nelle scorse settimane l'archiviazione dell'inchiesta aperta per omicidio colposo a carico di ignoti. E nei giorni in cui l'Italia è sconvolta dall'omicidio di Giulia Cecchettin, di cui è accusato il suo ex fidanzato, nel cuore del quartiere Libertà di Bari è stato organizzato un flash mob per sensibilizzare sull'importanza di denunciare ogni forma di violenza. Una benda rossa sulla bocca come simbolo del silenzio che spesso avvolge la violenza di cui sono vittime sempre più donne. Un problema che attanaglia anche la città di Bari, dove denuncia il centro servizi per le famiglie. Sono ancora tante le aggressioni non denunciate. Per questo, in occasione della settimana per l'eliminazione di quella che ha tutti gli effetti una piaga sociale, nel cuore del quartiere Libertà di Bari, il centro servizi per le famiglie ha organizzato un flash mob di sensibilizzazione. Oggi questa manifestazione, questo flash mob che è stato voluto dalle donne del quartiere Libertà, che fanno parte del centro servizi per le famiglie, assume una valenza ancora più dolorosa. Ancora oggi esiste un numero oscuro drammatico, soprattutto nel nostro quartiere, nel quartiere Libertà, dove tantissime donne hanno paura di denunciare. Ci sono delle mamme fantasma, donne che si nascondono, non riusciamo a vederle, fanno di tutto per non farsi vedere. È con loro che abbiamo difficoltà. Sono loro che vogliamo raggiungere. L'impegno c'è sempre, ce la mettiamo tutta. Durante l'iniziativa sono state lette delle poesie e delle testimonianze interpretate dall'attore Dante Marmone con il soprano Giulia Calfapietro. Mi guardo allo specchio e vedo una persona che è stata capace di mettersi in discussione e migliorare se stesso. Ci deve essere il rispetto reciproco, altrimenti non è amore, è soltanto possessione, e nessuno è di nessuno se non di se stesso. E adesso apriamo la nostra pagina culturale alle amate lontane, lettere amorose in musica da Monteverdi a Beethoven. A Matera ieri un nuovo appuntamento del Festival Duni, vediamo. Alle amate lontane, lettere amorose in musica da Monteverdi a Beethoven. Nell'ambito della 24esima edizione del Festival Duni di Matera nella chiesa di San Giovanni Battista, in scena il soprano Carlotta Colombo, Chiara Granata all'arpa barocca, voce narrante di Dinko Fabris, che ha ideato il progetto originale e coinvolgente. Abbiamo costruito un programma che è una sfida, quella di poter collegare il Rinascimento italiano a Ludwig van Beethoven. Questa sfida consiste nel cercare, come se fossero 6 gradi di separazione, dei musicisti che abbiano avuto qualcosa in comune. Queste cose in comune sono i lamenti d'amore. Lettere scritte per sfogare i sentimenti d'amore che grandi musicisti dal Cinquecento fino all'epoca di Beethoven hanno saputo esprimere da grandi. E abbiamo lettere amorose scritte da Claudio Monteverdi nel 600, che sono diventate un prototipo, seguito poi da tanti altri compositori per tutto il 600, l'età barocca, per il 700.
e abbiamo le lettere che Beethoven scrisse alla amata immortale, questo ideale di donna che lui aveva, che forse non è neanche riconducibile a una sola vera donna tra quelle che lui realmente ha amato, ma erano tutte donne impossibili che non poteva pensare realmente di raggiungere. Restiamo a Matera, grande successo per il concerto Loving Mozart della rassegna Viva Verdi. Sentiamo. Loving Mozart è il titolo dell'appuntamento organizzato sabato sera a Matera nell'ambito della rassegna Viva Verdi Multiculti, organizzata dall'associazione Arteria al suo 27° anno di programmazione. Nella sala concerti delle Monacelle è un appuntamento molto partecipato, organizzato nell'ambito della sezione Interpretazioni della rassegna, con i solisti Francesco Paverini al violino, Gianluca Saggini alla viola, Loredana Paolicelli al pianoforte e con Gianluca Borrelli sul podio per dirigere le formazioni strumentali Matera 2.0 Ensemble e Matè, solisti lucani. Questo programma mozartiano richiede una bellissima cosa, cioè una fusione armonico-timbrica, molto, molto, come dire, prismatica, perché c'è il suono del pianoforte, il suono dei fiati, il suono degli archi. La città di Matera è per me nel cuore sicuramente, avendoci insegnato per 2 anni, dal 2017 al 2019, proprio nella classe di musica da camera, quindi collega di Loredana Paolicelli, da cui è nato questo sodalizio musicale e soprattutto umano. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con la prossima edizione del nostro telegiornale.